Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò 74. Sono qui a Bologna all'Acquarello Festival. L'hanno fatto di 3 giorni, questa volta in centro. Vedremo com'è. Ho già fatto un video dell'acquarello che l'anno scorso hanno fatto nel 2022 al FICO, lo trovi in descrizione. Adesso ti porto a vedere Bologna e quello che c'è per l'acquarello. Questo video è in collaborazione con archimediabellearti.it. È un e-commerce dove puoi trovare tutto quello che ti serve per disegnare e colorare. Seguili sui social Facebook e Instagram. Ciao ragazzi, oggi non potevo che non disturbare Katia, Royal Talent gira il mondo per presentare questi prodotti stupendi di disegno e anche un artista. Finalmente ti ho ritrovata Katia, dove sei stata l'ultima volta? Allora, l'ultima volta sono stata in Messico, prima ero stata a Londra, ho fatto un bel giro quest'anno, anche l'anno scorso sinceramente, però venire qua a Bologna è un piacere grandissimo, di rivederti soprattutto. Infatti, siamo connessi. Queste sono le tue opere? Allora no, questa è un'opera che l'ha fatto un'americana in Messico con i nostri colori Fine Tech. Questo invece è quello mio. Bello. E per fare vedere che sono questi colori, questa novità che viene dalla Germania, della qualità molto alta come di pigmenti, resistenza alla luce. E niente, se avete tempo venite qui al Festival di Acquarella, al nostro stand bellissimo. Vieni, che abbiamo anche tu. Abbiamo anche lei, e abbiamo l'artista. Come ti chiami? Ciao Martina. Marti, hai un profilo Instagram? Sì, si chiama Nippal. Poi me lo mandi così glielo sì. Lo metto nella lei descrizione. Lei è bravissima, fai vedere anche i tuoi, perché lei è proprio molto dotata. Sono felicissima che è qui con noi. Bello! No, le metti a disposizione, le vendi le tue opere? Al momento no. Cioè, capiterà, vedrai che capiterà che le vendi. Bene, allora mi fai vedere qualcosa qua, dai. Certo, adesso sì. quelli che luccicano, io voglio vedere quelli che luccicano, perché l'altra volta ho fatto il Rembrandt, adesso tocca a quelli che luccicano. Allora, siamo qui per provare, anzi sto continuando la mia pittura con i Fine Tech, sto adoperando dei colori che sono metallizzati, perlati, però sono degli acquarelli un poco più opachi del solito e ti danno un effetto bellissimo o sulla carta nera o anche sulla carta, quella bianca, utilizzando però un fondo un po' più scuro, così risaltano migliore i colori. E se poi una volta che sono asciutti, vedrai che ti farà questo effetto tutto iridescente, perlato. Abbiamo dei colori che sono magnifici, magnifici. Scusate che ho ancora il jet lag dal Messico. Prendo qui, mischio un po', guardate come fa l'effetto, che è proprio stupendo. Io ne vado pazza sinceramente, perché è una cosa speciale. Comunque la mia amica artista lo farà vedere anche lei più tardi, così se avete tempo venite, ve lo facciamo vedere con molto piacere. Allora, grazie mille di essere venuta, dopo un anno ci siamo riviste Patrizia, è stato un grandissimo piacere rivederti di nuovo qui al Festival di Acquarello e oggi sono qui anche con la mia amica artista Martina, che è un talento grandissimo come potete vedere. E il tuo profilo Instagram? Si chiama Nippal. Vabbè. Seguiteci, no? Io sono al sito Instagram Katia Van Schrik, olandese, farebbe molto piacere. Grazie mille Patrizia per la tua visita. Come vedi, c'è una cosa molto particolare. Oh, buongiorno, qui presentiamo il nuovo pennello Il Doppio, che è un pennello con capsula in cui andiamo ad avere una testa in martora sintetica estremamente allungata, ghiera ribattuta, e dall'altra parte un pennello infilato idro che serve per le grandi campiture d'acqua
e si chiama pennello Il Doppio di Borciani e Bonazzi. Il tutto viene richiuso da una capsula ed è lo strumento ideale per portarcelo in giro, per fare urban sketch ovunque vogliamo. Sì, lo so, ho capito. Ma... Bentrovati, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, qui dalla sala del 700, bellissima, in quadro verso l'alto, fai vedere anche il meraviglioso affresco che abbiamo sulla volta, tutta affrescata. Questa è la sala del 700 di Palazzo Isolani, è in un contesto meraviglioso. Io sono qui, come potete vedere, ruotando, c'è tutto lo stand di Winsor & Newton, e poi vi farò, poi vi mostrerà il tavolo lo mostrerà. Io sono Carlo Monopoli, sono ancora una volta qui con lo stand di Winsor & Newton. Ho l'aspetto ancora un po' trafelato perché ho appena finito di sistemare lo stand, però insomma adesso ci diamo una sistemata. Carlo, ma quel tuo cosa dello sketch, Urban Sketch a Desenzano, esatto. Cos'è? Urban Sketch a Desenzano è una nuovissima realtà che si unisce al gruppo a livello globale. Sono in attesa dell'approvazione da parte del Global, che esiste, nasce in America, Urban Sketches, nel 1997, e da allora, dal 2007, chiedo scusa. Con l'acquarello è perfetto. Sì, sì, va perfettamente d'accordo e d'amore con la tecnica dell'acquarello. Il concetto dell'Urban Sketch è proprio quello di cogliere la bellezza in ogni luogo, in ogni dove, anche nei visi, nelle persone che passano. Quindi il concetto dell'Urban Sketch è un po' quello di rubare attimi di bellezza e renderli facilmente con degli sketch veloci. Io l'ho creato, l'ho appena creato a Desenzano del Garda, che è la città dove vivo, e quindi questa nuova avventura. Allora metto il link così ti seguono, dai. Grazie, poi ve lo dirà Patti il link. Facciamo vedere il tavolo, un po' quello che stai facendo. Sì, sì, non ho ancora iniziato, però maestro, così inizia. Maestro Carlo Monopoli, grazie. La lascio lavorare. La ringrazio. Decido il microfono, popolo, okay. Meraviglioso, vi saluto. Ciao a tutti. Se vuoi, adesso con voi magari. Smile. Ti piace Bologna? Welcome to Bologna. Bologna beautiful. Oh, it's beautiful here. I'm from Seattle, USA. Ah, allora sì, eh? Yeah. Bellissimo. Qui a Bologna finalmente stamattina, e siamo qui per presentare dei nuovi prodotti. Il Magneto, che è un ottimo pennello con una fibra sintetica vaio, è molto particolare, con un magnete che può essere posizionato in questo modo e avere la possibilità di avere i pennelli per poterli prendere di volta in volta senza fare confusione. E poi presentiamo un nuovo pennello che è una derivazione dalla cosmetica, che è un pennello praticamente in una fibra molto ma molto morbida. Andiamo a vedere insieme come funziona. Praticamente è un pennello che ha una morbidezza estrema, quindi mantiene una grandissima portanza d'acqua. Vedete che io praticamente posso andare avanti per molto tempo a fare le mie pennellate, e soprattutto avendo questa capacità, diciamo, idroscopica, riesce a raccogliere, ovviamente qui non lo possiamo fare, ma riesce a raccogliere dei punti su una stesura che siamo andati a fare. Andiamo a vedere un esempio, se mi seguite.
Eccoci qua. Allora, ecco, per esempio, questo è un esempio dove noi con un pennello molto morbido andiamo a fare una stesura del cielo e poi con questo pennello che ha una grande capacità di assorbimento riesce a raccogliere e noi possiamo fare questi effetti di lumeggiatura che sono molto suggestivi. Altri esempi, vediamo un po'. Ecco, anche qui per esempio è un'altra situazione in cui si va proprio a usare lo stesso tipo di pennello, quindi si possono fare sia delle lumeggiature sull'acqua, sia si possono fare poi questi punti luminosi che sono molto efficaci proprio per questo tipo di situazione. Ci saranno tutti gli acquarellisti che saranno invidiosi che ti ho intervistato. Va bene, mi fa piacere. Vi saluto e vi ringrazio per l'opportunità. D'accordo, arrivederci. Because as you all know that I'm doing more top views, so it's very difficult to stand there with windy and like this, you know, it's very tough. So just click, come to your studio, but when you do plein air, you learn a lot. More failures in plein air, but you learn a lot. So never be disappointed with your output if you are doing plein air. Don't worry. You are doing for yourself, not for others. Actually, right now I am doing for myself, not for you all. Right? So I have to enjoy. This should not be harassment for me. This should be very enjoyable moment for me. So don't worry if you will see that, okay, it's damaged. Spero che questo video ti sia piaciuto, è stato un video fatto col telefono, quindi vedrai, era un po' mosso, però ho voluto farti entrare nell'atmosfera di Fabriano Acquerello in un modo molto semplice e con tante interviste di maestri di pittura. Sono stata molto contenta di fare questo video insieme a te e adesso sono in Piazza Maggiore, Fabriano Acquerello Bologna 2023. C'è anche l'altro video che ho fatto del 2022, era al FICO, è un evento importantissimo con un sacco di artisti anche internazionali e oltre che italiani. Ci vediamo per il prossimo video e spero che questo blog ti sia piaciuto. Un grande saluto da Patrizia Patò 74, ciao!